Ciao a tutti, ben ritrovati o benvenuti su Fumetti e Parole, io sono Igor e oggi parliamo di una cosina nerd che non ha nulla a che vedere con i fumetti, però ci tenevo a condividerla con voi. Sì, lo so, questo è un canale di fumetti, vabbè, non importa però, se non ci avete voglia skippate questo video e passate al prossimo contenuto. Però in realtà questa cosa è una chicca fichissima, inaspettata tra l'altro, non pensavo di riceverla a Natale. Ebbene sì, ebbene, proprio è un regalo. Pronti? Eccoci! Eccoci, vi è piaciuto questo video, questo montaggio? La prima volta che faccio una cosa del genere, non perfetto, l'ho rivisto un paio di volte, insomma, facciamocelo andare bene. Volevo soltanto condividere questa cosa perché ne vado molto fiero, sono contento, perché non solo la persona che mi ha regalato questo bonsai tree è una persona un po' speciale, ma poi è un regalo totalmente inaspettato, e quindi grazie, grazie ancora Daniela. Bene, quindi vediamo qui le due versioni, qui abbiamo il bonsai con i fiorellini belli rosati e poi in realtà a terra vediamo la possibilità di poter andare a variare creando questo tipo di bonsai. Ecco, questo è ufficialmente il bonsai, ma poi vedremo una chicca perché nelle ultime pagine la vado a prendere, nelle ultime pagine del libretto di istruzioni c'è una chicca veramente fichissima. E allora, il dato per un'età dai 18 anni in su, il numero è il 10.281 ed è costituito da 878 pezzi, queste un po' le indicazioni base. Ricordo che i pezzi fondamentali sono la base, basetta, mia moglie già ha detto che ce ne facciamo, usiamo soltanto il risultato finale, questo lo appoggiamo dove meglio crediamo. In realtà la formula avete visto che è così composta, guardate che bello che è, non so se rende tanto l'idea quello che sto facendo vedere, però veramente fighissimo. E cos'altro? La dotazione è assolutamente ambivalente, quindi vedete che qui ci sono i pezzi che
con bassissima probabilità io utilizzerò, però c'è la possibilità di, con due passaggi molto veloci, togliere tutti i rami fioriti e mettere invece i rami con le foglie verdi. E voilà. La cosa carina è che si può comunque variare, insomma, si possono muovere i rami a nostro piacimento, poi possiamo cambiare conformazione ogni 2 secondi, anche con pochissimi gesti. Adesso vi faccio vedere una chicchetta del volume, ecco qua, distruzione. Ed eccola qui. Allora, qua vedete le due versioni, cosa che già nel video velocemente vi ho fatto vedere, e poi qua c'è proprio scritto, beh, insomma, il kit è completo, c'è all'interno tutto quello che è necessario per costituirlo, ma volendo qua ci sono delle ispirazioni. Guardate che cosa si sono inventati. No? C'è quello anche alieno, il bonsai alieno, il bonsai. Questo qua è fatto con i pezzi utili per scastrare i pezzi di Lego che si incastrano, appunto. Però vedete? Cioè ci sono un sacco di versioni che non sono per forza in vendita, cioè si possono tranquillamente costituire con i pezzi Lego che magari uno ha a casa. Molto 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 interessante. Che dire quindi, grazie per essere arrivati fino a questo momento del video, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e ci vediamo presto con nuovi contenuti fumettosi questa volta. A presto!